Dopo la chiusura alle auto del centro antico, l'amministrazione comunale dà il via alla realizzazione del primo percorso ciclabile, un intervento per la mobilità sostenibile che attraversa per oltre 20 km l'intero territorio cittadino e entro 7 mesi collegherà Bagnoli a Piazza Garibaldi. Alla presentazione dei lavori in Viale Kennedy sono intervenuti il sindaco De Magistris con il vice sindaco Tommaso Sodano e l'assessore alla mobilità Anna Donati. Napoli avrà prima dell'estate, quindi entro fine luglio, la fine di questi lavori. È una pista ciclabile straordinaria perché è la più bella e più lunga del mezzogiorno, sono 20 km che arrivano fino da qua, inizia a Bagnoli, dalla Porta del Parco fino a Piazza Garibaldi, poi abbiamo in progetto successivamente di estenderla fino a San Giovanni. I primi mesi abbiamo vissuto spesso sulle emergenze, noi dovremmo cominciare a disegnare anche una città che fa della sostenibilità il suo faro, il punto di riferimento entro cui si muovono tutte le azioni, e questo è un passaggio fondamentale verso questo obiettivo. Le nuove corsie riservate ai ciclisti per un costo complessivo di 1 milione e 200 mila euro partono dalla Porta del Parco di Bagnoli per confluire su Viale Augusto, ma collegheranno anche i punti strategici della città come il lungomare, il porto, il centro antico e la stazione di Piazza Garibaldi. Questo progetto si integra moltissimo con la rete di trasporto e consente di usare la linea 1, la linea 6, sul quale peraltro abbiamo reso gratuito il trasporto delle biciclette. Voglio ricordare che questo progetto nasce e viene finanziato con la precedente amministrazione, è importante ricordarlo anche in questa occasione, ma noi però abbiamo profondamente rivisto il progetto perché ritenevamo che portasse via spazio più ai pedoni che alle automobili.